Sport e turismo, ancora un binomio vincente. Il Club Nautico Fanese Geremia Vivani ha presentato ieri due competizioni che si terranno a Fano nei prossimi fine settimana. Domenica 22 maggio appuntamento con la prima tappa della Coppa Filippi. Si tratta di un circuito nazionale di canottaggio che sarà la base per la qualificazione dei campionati italiani di barletta e per quelli successivi, sia europei che mondiali. Si sviluppa su un weekend di iniziative con la prima edizione di Remo Turismo il venerdì, in cui si porteranno i partecipanti a regatare e a scoprire la costa fanese utilizzando come mezzo le barche da canottaggio. Sabato avremo degli stage tecnici del canottaggio coastal, ovvero sia il beach sprint che l'endurance, sotto la guida del nostro direttore del centro remiero territoriale, che è Fabio Patrignani. E domenica ci sarà la gara vera e propria di beach sprint, in cui vedremo dei momenti di corsa, 25 metri di corsa, poi un canottaggio per 500 metri lungo la spiaggia del Lido di Fano, e poi di nuovo l'arrivo di corsa scendendo dalla barca e andando a tagliare il traguardo sotto l'arco della Federazione Italiana Canottaggio. Alla vela invece saranno dedicate le giornate del 28 e 29 maggio con la quarta e quinta tappa del campionato zonale giovanile ILCA. La gara è valevole per la qualificazione dei campionati nazionali del prossimo settembre. Sono tappe di avvicinamento al campionato italiano e permettono di fare punti per la ranking list nazionale che riguarda la specialità, la categoria laser, quindi la specialità. La gara di fine maggio è organizzata dal Club Nautico Fanese in collaborazione con il Circolo Windsurfing Fano e i Circoli Velici di Sassonia e Torrette. Sono momenti importanti, quando si organizzano eventi sportivi è sempre un bel momento, è il momento che diventa opportunità per chi pratica la disciplina sportiva, è un bel momento perché è bello anche vedere queste manifestazioni, dall'altra è un'occasione di promozione anche della disciplina sportiva e, diciamolo, per Fano è anche un'opportunità economica, perché parliamo di arrivi che coloro che parteciperanno a questi eventi. Il turismo sportivo è una parte importante anche della nostra offerta. Cioè, l'altro aspetto che mi piace sottolineare è anche il canottaggio, che da un po' di tempo è arrivato anche a Fano, che mancava, e questo è un bel obiettivo. Un ringraziamento a Club Nautico che con le sue attività sta facendo molta promozione, in dialogo anche con l'amministrazione, quindi anche un grazie, perché quando si verificano queste e si ottengono questi risultati anche grazie al merito delle persone che dedicano il loro impegno, mettono la loro passione per una finalità comune.